ma dai, della canzone. Sì. E lei mi fece, cioè adesso capisco perché fai il fotografo. Ah. Più cantato. Mi sono stonato, io non so manco una canzone. Ma dai, giù. Si accede in questa prima sala in cui sono esposti alcune foto dei conflitti, soprattutto medio orientali. Si va dall'Afghanistan all'invasione del Kuwait, Arabia Saudita, la guerra del Golfo, Palestina. Si finisce con l'ultima foto che riguarda la guerra bosniaca, al tema del coma, che da un punto di vista, se vogliamo definirlo così, è una guerra anche questa, ma è una guerra interna, è una guerra di situazione sociale, dove purtroppo il più delle volte i genitori, i parenti di chi è la vittima sono lasciati a loro stessi a dover poi amministrare la vita non vita di questi loro familiari, che siano a volte figli, mariti, mogli, padri. Credo che sia stato anche forse questo uno dei miei lavori più difficili. La Sala Verde è dedicata alla Sardegna, che poi è voluta essere, vuole essere comunque una Sardegna completamente fuori dai circuiti turistici o di quella Sardegna che si conosce soltanto la parte più vacanziera, che è Costa Smeralda, piuttosto che i posti di mare. Mentre la Sardegna vera e propria è una situazione interna. Ma la Sardegna interna, cioè la Sardegna vera, quella dei sardi, di gente che comunque ha una sua identità ben precisa. Questa invece è una sala dedicata al palio, solo che tutto il palio precedente degli anni 80 è tutto a colori. Poi dopo mi sono dato a quello in bianco e nero, quando mi disse: tu sei pazzo, il palio non può essere fotografato in bianco e nero. Qui siamo nella sezione colore, dove ci sono alcune delle immagini dei miei primi lavori, che agli inizi lavoravo soltanto esclusivamente a colori, però non ho mai fatto niente in bianco e nero. Ci sono alcune immagini della Gran Bretagna, immagini del primo lavoro, e quella è stata la mia prima copertina per il Sunday Times. Io ho preso la mia prima macchina fotografica in mano che avevo 24 anni. Che macchina era? No, beh, la prima macchina in assoluto è stata una Comet Benzini Terzo. Poi la prima macchina che ho comprato è stata una Nikon, una F2. Sì, col 24, Nikon, Nikon F2 col 24 mm, che l'ho comprata con una Vinci dal Casino. Beh, a Napoli non c'è casino. A Londra sì. Ah, perché 24, primo obiettivo? Non lo so. Mi piaceva così. Questo è tutto 24 mm. Se non ti esponi non arrivi. Io per esempio, se tu ci guardi in tutte queste qua, tutte queste fotografie, io da 24 mm sono passato a 18. Io lavoro adesso, lavoro solo con 18. Non riuscirei più a fare una foto con 24 mm, manco se mi spara. Cioè, ad esempio, questa foto è stata scattata con 18. Vuol dire eri a 50 cm. Io sono sempre vicino. A parte quelle lì che sono ancora 20, quella è 24 e quella è 24. Poi siamo ancora nell'ordine del 24 mm. Poi man mano il 24 mm è cominciato a diventare un obiettivo un po' stretto per me. Cioè io fotografo che devo averci prima di tutto la consapevolezza che ci sono. Io voglio che ci sia. Pretendo che loro sappiano che io ci sono, che non deve essere una foto rubata. Prima ancora, come fotografavi? È perché qui sei già molto avanti. Ma guarda le date. È 1979, però prima avevi cominciato... E ieri sei nel 75. 75. Ma quindi eri bravo già. Io sono nato bravo. Ah, ok. No, questo anche è vero, perché tutti i fotografi bravi, che già i primi lavori sono...